C'è da dire che questa qua è più una scarpa da Milani perché comunque è abbastanza duretta, non è per dire comoda come Andrea, ho preso il mitico quadernino rosso per discutere con te della nostra classifica delle 10 scarpe senza fibra di carbonio, le più performanti che suggeriamo di utilizzare in maratona. Innanzitutto la prima domanda che ti pongo è: ma ha senso nel 2021 correre una maratona, volendo essere performante, senza scarpe con fibra di carbonio? Ciao Max, devo essere il più, come si dice, politically correct? No, assolutamente no. Infatti ti ho detto che secondo me non aveva neanche tanto senso farla questa classifica, però devo dire che i nostri YouTube ascoltatori la volevano e la faremo. Ma ce l'hanno chiesto in tanti e comunque Andrea, l'aspetto secondo me a cui pensare non è tanto il fatto della performance per sé, ma a quello soprattutto della spesa, perché comunque senza piastre in carbonio le scarpe costano comunque di meno. Sì, è vero, però io dico sempre che alla fine, per tanti che preparano la maratona, ne prepari una o due all'anno, per dire questa qua potrebbe essere una scarpa che uso per la maratona e per qualche allenamento dopo, per delle gare tipo il mezzo in maratona di 10 km, per dire io una scarpa così la faccio durare, una scarpa con carbonio la faccio durare un anno, quindi proprio per quello dico che secondo me non ha più tanto senso, anche perché si trovano con delle offerte anche 120-130 euro delle ottime scarpe col carbonio, quindi non so, anche perché ti ripeto, non è proprio tanto il carbonio che mi fa andare più forte, ma è proprio quella mescola nuova che ha messo sulle scarpe che mi fa stare la gamba bene dalla metà gara in avanti. Vabbè, però non fare in modo che la gente esca dal video perché comunque ci abbiamo messo, ci metteremo tempo a montarlo, pensarci e comunque, ad ogni modo, al decimo posto, chi c'è al decimo posto? Ci sono le Pegasus 38 di Nike. Cosa ne pensi e perché le abbiamo messe al decimo posto? Allora, le abbiamo messe in classifica, ma non eravamo del tutto convinti di metterle in classifica, le abbiamo messe al decimo posto. Sono stato io più a spingere sulle Pegasus, questi ultimi modelli non mi hanno fatto così tanto impazzire, però devo dire che comunque è una scarpa che per un atleta medio pesante è una super scarpa per correre a 4,30, si corre facilissimamente, quindi per un atleta un pochino più pesante, un po' meno prestante, sono delle scarpe super. Penso a uno che corre elite a 5,30, che un ragazzo che seguo io, che poi ho fatto la maratona con le Pegasus, si è trovato da Dio, per dire. Le ho scelte anche per quello, comunque ci sono state già delle persone che le hanno provate e si sono trovate benissimo a fare la maratona con queste scarpe. Tra l'altro fino a fine mese, fino alle 29, c'è pure uno sconto del 25% su Nike, metto il link qui sotto nel caso in cui foste interessati. Al nono posto invece Andrea c'è una scarpa che a me è piaciuta molto, anche a te, di ASICS, la EvoRide 2. Abbiamo testato solo il primo modello, ma il secondo modello è fondamentalmente lo stesso. Allora, io anche qua le ho volute inserire io. Te forse preferivi le Glide Ride, ma a me sono piaciute di più le EvoRide, quindi mi hai voluto accontentare, diciamo. È stata una bellissima scarpa, una scarpa veloce, una scarpa che dà una bella transizione neanche tacco punta, ma mezzo piede avampiede, e devo dire che se ci devi correre forte, secondo me ci vai. Ed è relativamente ammortizzata. Forse quella meno ammortizzata tra tutte quelle che abbiamo messo in classifica, però vabbè. Invece all'ottavo posto parliamo di Mizuno, parliamo delle Wave Rider 25, abbiamo escluso le Rebellion perché comunque pur non essendo con la piastra in carbonio sono comunque nella stessa fascia di prezzo delle altre, quindi cosa ne pensi delle Rider 25? Le Rider 25, ti dirò che in privato mi scrivono in tanti che dicono che queste qua sono le scarpe preferite da Massi, non da te. Devo dire che però in questo caso mi piacciono come scarpe da maratona perché sono comunque delle scarpe tra virgolette da lento ma molto veloci. Sono delle scarpe che a me piacciono tantissimo, quindi sarebbe stato un delitto non metterle in classifica. Al settimo posto invece, Andrea, abbiamo inserito le Hoka Mach 4
che ci sono piaciute comunque tantissimo. Allora, le Okama 4 sono delle scarpe prestanti, al contrario delle Rincon, sono delle scarpe adatte anche a chi corre di tallone e non di avampiede. È una scarpa ben ammortizzata e molto veloce. Devo dire che è una scarpa, forse con la Rincon, la 2 per eccellenza. Invece Andrea, al sesto posto, una scarpa che a noi è piaciuta, stranamente. Stiamo parlando delle Brooks Hyperion Tempo, che sono scarpe comunque molto leggere e secondo me adatte a correre a lungo. Le Hyperion Tempo è un'altra scarpa a due, che è comunque molto ammortizzata, ha un'intersuola molto morbida e molto reattiva. E direi che è una scarpa perfetta per fare la maratona senza il carbonio. Invece Andrea, al quinto posto abbiamo messo le famose Rincon 3, scarpe che abbiamo testato a Livigno, e anche queste ci sono piaciute tantissimo. Ma guarda, la Rincon è una delle scarpe per me meglio riuscite nel panorama delle scarpe atletica. L'abbiamo messa al quinto posto perché sarebbe, l'avete sempre al top di tutto. L'abbiamo messa in questa classifica perché assolutamente meritava. Non l'abbiamo messa nelle prime posizioni perché è una scarpa non per tutti i podisti. Io e Max ci troveremmo da Dio. Immagino uno che corre 5,30 al chilometro con questa farebbe abbastanza fatica, arriverebbe con i talloni e con i polpacci abbastanza sfatti. Tra l'altro, una delle sfortune di essere recensore è che sei obbligato a cambiare scarpe, quindi anche quelle belle purtroppo a volte non le puoi utilizzare. Sì, direi che alla fine abbiamo sempre fatto così, anche senza fare recensioni le abbiamo cambiate sempre a chili di scarpe, ormai non più a modelli ma a chili. Devo dire che adesso però in effetti non riusciamo a portare alla fine vita, quello sì, però alla fine quelle che ci piacciono, almeno io le sto tenendo sempre in casa e le giro con quelle nuove. Invece al quarto posto parliamo di ASICS, in questo caso le Nova Blast 2. Cosa ne pensi di questa scarpa e perché l'hai messa al quarto posto? La Nova Blast 2 l'abbiamo messa un attimino sopra la Rincon perché comunque è un pochino più comoda, però non l'abbiamo messa nelle prime posizioni sempre per il solito motivo che affatica un po' troppo i polpacci. Allora, qualcuno ci ha chiesto sotto qualche video perché secondo Andrea affaticava troppo i polpacci. Non ti so dire il perché, ma ti dico che è un'esperienza di vita vissuta, non solo la mia esperienza ma anche di altri atleti. Ha dato sulle corse lunghe e quasi a fine vita la scarpa ha dato dei problemi ai polpacci, di indurimento, quindi di affaticamento, quindi non so il motivo, credo proprio o la mescola o comunque la corsa che ti fa correre di avampiede dopo ti portano a questo problemino ai polpacci. Al terzo posto parliamo delle New Balance Rebel 2. Tra l'altro le New Balance nella classifica col carbonio erano comunque anche loro al terzo posto. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma è che questa qua è stata una scarpa clamorosa, mi è dispiaciuto che te la sei tenuta te e non io, te l'avevo già detto subito prima l'avevamo scartata, era bellissima da vedersi, è bellissima da portare ai piedi, un'ottima intersuola, ottima in tutto, devo dire è stata una grandissima scarpa. La Rebel 3 ti prego prendila della mia misura. Ma di solito, Andrea, comunque te ne sei accorto, invertiamo ogni anno i modelli e quindi sicuramente sarà così. Va bene, allora aspetta Max, prendila della mia misura ma non nera, ti prego. Al secondo posto, Andrea, invece parliamo delle Saucony Endorphin Speed 2. Cosa ne pensi di questa scarpa? Perché non l'hai messa al primo posto e perché comunque ha una piastra? Perché l'abbiamo inserita in classifica? Ti dico che questa qua se l'hai giocato fino all'ultimo, ma non tanto perché l'abbiamo provata noi in maratona, ma ho avuto dei feedback positivissimi da tanti atleti che l'hanno provate, diciamo perché l'intersuola è super e perché la scarpa risulta molto veloce, quindi diciamo che è una scarpa che alla fine per la maratona si presta bene. Va bene, invece al primo posto, e io ho influenzato la scelta, qualcuno dice che sono azionista di Adidas, sono stato azionista di Adidas, non sono più azionista di Adidas. Al primo posto abbiamo messo
le Adios 6. Non è una di quelle scarpe che a me fa impazzirissimo, però come gli ho detto a Max, in effetti ci può stare al primo posto, perché comunque la più prestante tra tutte le 10 che abbiamo messo. Ripeto, questa qua doveva essere la Boston 10 e quindi è un'ottima scarpa per fare la maratona. Per di più l'hanno alzata anche, quindi direi super, super per fare la maratona. Per assurdo gli manca solo il carbonio. E in effetti, Andrea, una delle ragioni per cui l'abbiamo anche messa al primo posto, perché come rapporto qualità-prezzo è fantastica, eccezionale. Paradossalmente nessuno se la compra, proprio per la ragione che dicevi tu, che essendo prestante, ma essendoci scarpe ancora più prestanti con il carbonio, qualcuno preferisce andare in quella direzione. Forse solo perché si chiama Adios e ricorda la scarpa super veloce dei tempi straleggera, quindi non lo so, forse questa operazione di marketing non è stata al top di Adidas. Sì, dal mio punto di vista comunque ci si corre a 4 km veramente in maniera molto semplice, anche nelle giornate in cui sono paradossalmente stanco, quindi secondo me è davvero prestante. C'è da dire che questa qua è più una scarpa da Milani, perché comunque è abbastanza duretta, non è per dire comoda come la Speed di Endolo, la Saucony Speed. Perché non abbiamo inserito nelle top 10 Topo? Non l'abbiamo inserita, ma ho visto anche l'altra volta che la consigliavi nelle story, la Phantom. Non l'abbiamo inserita solamente perché comunque è una scarpa abbastanza impegnativa, è una scarpa che potrei usare in maratona, la metterei nelle 10, però non è una scarpa per tutti. Diciamo che uno che corre di avampiede secondo me si troverebbe da Dio, però mi sento di sconsigliarla a un amatore, per dire che tallona, l'abbiamo sempre detto, su scarpe da corse non troppo lunghe. Però chi la vuole azzardare, secondo me una Phantom 2 si potrebbe provare. Va bene, grazie Andrea. Quale sarà la nostra prossima classifica? Qua scrivetecelo qua sotto, se dal tuo punto di vista di che cosa ci vorresti parlare. Non lo so, potremmo fare le scarpe all around, secondo me potrebbe essere una bella classifica. Prima parlavamo di costi delle scarpe, secondo me le scarpe all around sono quelle che alla fine devono costare relativamente poco e andare bene per tutto. Va bene, grazie ancora, stiamo congelando, direi andiamo a mangiare, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, magari un coffee sarebbe benvenuto, ciao! Sì, in questo caso il coffee me lo verserei sui piedi.